Gli ospedali dell'ASL di Salerno sono in emergenza, c'è carenza di personale, si pensa di accorpare i reparti e chiudere i servizi. In allarme in particolare ci sono gli ospedali dell'Agro Sarnese Nocerino, una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente con il periodo estivo alle porte e le ferie degli operatori. La CISL FP alza la voce e chiede soluzioni reali evitando le chiusure e tutelando i lavoratori. La vicenda è sempre la stessa, ma con delle peculiarità in seguito a delle disposizioni emanate riguardo il blocco delle ore in regime di lavoro straordinario. A parlare della vicenda il segretario provinciale CISL FP Salerno, Alfonso Della Porta. Si stanno generando gravi criticità di personale, dice, nei vari presidi, così come anche in molti servizi dei distretti, e tutto ciò sta generando difficoltà organizzative e gestionali da parte dei coordinatori, con conseguenziale rischio di chiusura dei servizi. Purtroppo, sottolinea Della Porta, dobbiamo constatare che il tentativo di riorganizzazione degli ospedali e dei distretti con un assetto basato sul blocco del lavoro straordinario ed ottimizzazione dell'utilizzo del personale sta manifestando una incapacità organizzativa da parte della direzione sanitaria di Vianizza, con presa d'atto e assunzione di responsabilità solo da parte di pochi direttori che stanno procedendo ad accorpare i reparti, nel mentre altri, come sempre, stanno lasciando allo sbando i coordinatori e referenti dei vari reparti. Appare evidente in calza Della Porta che la situazione stia sfuggendo di mano, poiché alle porte il periodo estivo e quindi numerosi operatori andranno anche in ferie. Siamo consapevoli che questa direzione stia facendo innumerevoli sforzi per risolvere le problematiche inerenti alla carenza di personale, ma siamo altrettanto consci che l'unica parola chiave per non finire sul baratro è l'assunzione immediata di nuovo personale. Abbiamo chiesto un confronto con i vertici di Vianizza per una riorganizzazione di tutte le strutture al fine di evitare una soppressione ed il ridimensionamento di attività, poiché a rischio la tutela e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.